A quei tempi il direttore non lo si poteva guardare in faccia, bisognava chinare la testa quando passava il direttore. Tenete una sorta di rivolta da parte dei minatori, chiamò il prefetto di Cagliari, fece chiamare il prefetto di Cagliari e fece mandare l'esercito a protezione della direzione della miniera e dei suoi dirigenti. Questi militari partirono da Cagliari, arrivarono ad Iglesias con il treno, poi da Iglesias a Vigevano in 2 giorni a piedi arrivarono a Arrivato qua. Foggia. Nel frattempo il direttore chiamò Sento dei sciocco. minatori fidati da far sistemare i locali dove ospitare questi militari. E questa cosa non fu presa bene dagli altri minatori. Scoppiò una sorta di lite tra minatori e minatori. Quando arrivarono poi qua questi militari, questi giovani militari, anche impauriti, scoppiò questa sorta di sassaiola tra i minatori e ci andarono di mezzo i militari. Questi militari molto giovani iniziarono a sparare, spararono 20 colpi e uccisero 3 minatori subito. Il quarto morì dopo una settimana in ospedale. Beh, noi che facciamo parte di questa categoria, della categoria dei minatori, il paese di Bugello, ma tutto il metallifero, tutta la Sardegna e penso anche tutta l'Italia, ne andiamo molto orgogliosi, la nostra categoria ne andiamo molto orgogliosi, il sacrificio di questa gente per noi ha fatto nascere la parola tutela e rispetto anche per i minatori, ma non solo per i minatori, per tutti i lavoratori, perché da allora nacque una sorta di inchiesta sul lavoro dei minatori in Sardegna, capeggiata da Quintino Sella, e che con questa commissione iniziarono a vedere in che condizioni lavoravano i minatori. Iniziarono a nascere i primi contratti di lavoro, nacque la prima lega dei granzieri dei minatori. E con il sacrificio di questa gente si può dire che è nato il sindacato, la parola sindacato.